Ma il Napoli è una rosa che secondo me è una rosa competitiva, io l'ho sempre detto, questa squadra che è tra le prime quattro, ma la problematica dei terzini bassi, degli esterni bassi, il Napoli ce l'ha sempre avuto a destra, a sinistra, ma fondamentalmente se vogliamo bisogna un attimino vedere la società che cosa pensa, cioè se magari c'è la problematica di voler recuperare. Ma che ne so, Gulam esterno basso, bisognerebbe in questo caso chiederlo a Gattuso, che se poi il Napoli vuole recuperare Gulam è un conto, se poi va come qualcuno dice su Emerson Palmieri, poi quello è un altro tipo di discorso, ma comunque per esempio un terzino che poi alla fine offende, difende poco e quindi poi gli esterni dovrebbero dare una mano, ma teniamo presente che il famoso 4-3-3, perché poi con Bakayoko, scusatemi, e sappiamo le caratteristiche di Bakayoko, quelle tre punte sono tutte e tre punte diverse che si muovono molto velocemente e si incrociano tra di loro. Papu Gomez, io non credo che interessi al Napoli. Io penso che il Napoli stia bene da questo punto di vista, come sta là davanti, io credo, con i suoi giocatori. E ribadisco, sull'esterno ho parlato, ma nel qual tal caso poi andasse su Emerson Palmieri potrebbe essere una cosa positiva. Chiaramente, ribadisco, poi gli esterni dovrebbero dare una mano, per esempio anche Politano, Lozano, Insigne, che è un gran giocatore, cioè giocatori che comunque offendono tanto, dovrebbero anche un pochettino dare una mano, insomma, ai centrocampisti, altrimenti qui il Napoli poi ha sempre difficoltà a rifiatare e va sempre puntualmente in difficoltà. Bisognerebbe chiederlo a Gattuso quali sono attualmente le esigenze dell'Aula. Poi io, un'altra cosa che se ne sta parlando poco, penso che sia un pochettino riguardoso nei confronti di Gattuso parlare sempre di Gattuso, Gattuso qua, Gattuso là, ma ultimamente si sta riparlando, qualcuno dice io non voglio pensare a Sarri, però ribadisco, penso che il Napoli ha avuto anche delle partite anche difficoltose, dispendiose dal punto di vista fisico e quindi poi deve anche un pochettino rifiatare. Poi tutte queste partite poco belle del Napoli non mi sembra di averle viste, quindi ripeto, Gattuso è un allenatore serio, un buon direttore d'orchestra, un conoscitore dei calciatori, una persona seria che si impegna oltremodo e penso che sia giusto farlo lavorare con tranquillità, ecco.